Siano lodati Gesù e Maria. Ma fratelli e sorelle carissimi, celebriamo la prima domenica di Quaresima, è iniziato mercoledì veramente questo santo tempo e di cui la prima lettura ci ha attualizzato il significato. Noi ripercorriamo ciò che ha vissuto Gesù per 40 giorni nel deserto, combattendo con le armi che la Chiesa ci mette a nostra disposizione, che adesso vedremo, il combattimento contro lo spirito del male, come dice la preghiera che viene fatta proprio il mercoledì delle ceneri. Abbiamo sentito la prima lettura, il combattimento contro lo spirito del male è cominciato con la vita stessa dell'uomo, i guai che ci troviamo a vivere, compresa la morte e le sofferenze, dipendono dal fatto che la prima grande battaglia tra l'uomo e il diavolo l'ha vinta il diavolo, punto. E la possibilità di riscatto è data dal fatto che l'altra grande battaglia tra l'uomo e Dio, tra l'uomo e il diavolo, in questo caso era l'uomo Dio e il diavolo, perché si è incarnato per vincere, combattere e vincere per noi, l'ha vinta Gesù Cristo. E quindi noi stiamo tesi tra queste due possibilità. È chiaro che per combattere contro il diavolo bisogna, primo, credere che esista. E qui tutti noi che siamo qui dobbiamo chiederci, ci credo che io che il diavolo esista, perché l'esistenza del diavolo è una verità di fede, non impugnabile, quindi non è forse, no, la fede divina cattolica insegna che gli angeli ribelli esistono, sono stati loro ad aver provocato la caduta del genere umano e incessantemente tentano l'uomo al male, noi non ce ne accorgiamo, non li vediamo, non ci appare con le corna davanti, se non scapperemo tutti quanti, ma tutti i giorni siamo tentati dal diavolo, tutti i santi giorni, ahimè purtroppo. Quindi, credere che esista. Secondo, bisogna capire in che modo ci tenta, che fa, quali sono le cose verso cui ci porta. E questo basta approfondire il Vangelo di oggi, le tre tentazioni di Gesù. Gesù per 40 giorni ha digiunato, oh, ma Gesù ha fatto digiuno assoluto, senza sabati e domeniche, sicuramente ha bevuto qualcosa, perché se non ha bevuto niente per 40 giorni, a meno che non ha fatto un miracolo, era morto, perché non si può stare 40 giorni senza bere, ma nel deserto non era difficile, forse sicuramente ha trovato qualche sorgente d'acqua, ma non ha mangiato niente ed è stato tentato alla fine su cosa? Sul mangiare. Sapete tutti quanti che la Quaresima è tempo di digiuno, una volta questo tempo si chiamava il digiuno quaresimale. Poi, se fossimo campati prima del concilio, ma un centinaio d'anni fa, ce le saremmo ricordate le Quaresime, le nostre nonne se le ricordavano le Quaresime, non era come Moè. Cioè c'era uno stacco tra il mercoledì delle ceneri, dal prima e il dopo, notevole. La carne era completamente abolita in Quaresima. Quest'estate andremo, se Dio vuole, così lo diciamo anche agli amici che sono di Roma, in pellegrinaggio in Francia e raggiungeremo anche la Saletta, dove è apparsa la Madonna, non c'è quasi nessuno. Apparizione importantissima. Sapete la Madonna che dice, io la prima volta che l'ho sentita, fa pure un po' impressione sentire la Madonna parlare in questi termini, no? Dice, non vanno mai a messa, bestemmiano non si sa come e in Quaresima vanno dal macellaio come cani. La Madonna, testuali parole, perché a quei tempi, poveri macellai, in Quaresima dovevano inventarsi qualcosa, non era come oggi. Perché il digiuno? Perché la prima tentazione, quella a cui siamo soggetti tutti quanti, è la tentazione dei sensi, lo sappiamo tutti quanti. Il digiuno serve a vincere due tentazioni pericolose. L'uso disordinato del cibo, perché mangiare e bere non è male, è bene, ma bisogna vedere, attenti, se uno mangia per vivere e beve per vivere o vive per mangiare, non è la stessa cosa, o vive per bere, perché se vivi per mangiare diventi un goloso, un obeso, e se vivi per bere diventi un ubriacone. Poi ci sono i piaceri di altro genere, li chiamiamo venerei, così i piccoli forse non ci arrivano, ma i grandi sì, e lì l'ambito dell'ecito è molto ristretto, quindi è facilissimo peccare, e quando si pecca lì si pecca gravemente sempre. Allora il diavolo fa secchi quasi tutti con la prima tentazione, la seconda proprio neanche ci pensa. E come si combatte? Col dominio di noi stessi. Provate a fare il digiuno, provatevi.
Cioè, fa il digiuno è complicato, perché tu te mori di fame, mo mangio qualcosa. No! Dove mangio qualcosa? No! Fino a stasera è no! Capito? Acquisendo questa forza, sarai poi capace, quando ti arrivano le tentazioni sulle cose illecite, di dire di no. Perché se tu non ti alleni, guardate che la vita dell'anima è come la vita del corpo, eh. Non è che uno può andare a fare una partita di pallone, che è stato fino a ieri sul divano a vedere serie di Netflix, capito? Perché dopo 2 minuti muore, stravazza. Cioè, devi essere allenato, devi essere, no? Sapete che ascesi, avete sentito qualche volta parlare di ascesi, no? Askesis in greco significa allenamento. La Quaresima è il momento in cui la Chiesa le dice: è ora da fare allenamento, sveglia, pia i pesi, mettete in camera, capite, in senso spirituale. Più ne fai meglio è, devi diventare un atleta. Hai visto i culturisti? La nostra anima deve diventare più culturista dei culturisti, bella, tonica, con certi pettorali, bicipiti, perfetto. Proprio che l'anima, non il corpo. Secondo step, questo è un pochino più sottile. Il diavolo va da Gesù e gli dice: senti un po', tu sei il figlio di Dio, giusto? Non mi sembra che tuo padre ci capisca granché, perché guardate, tu sembri un uomo come tutti gli altri. Tra poco comincia a predicare. Ma chi te crede? Guarda che nella Bibbia c'è scritto, c'era scritto veramente, ai suoi angeli darà un comando. Mo te lo dico io che devi fare. Tu te ne sali su un bel monte, guarda. Chiami tutti quanti, dopodiché devi fare un bel volo, guarda che tutti gli angeli ti portano giù, dici, ammazza. Questo è il figlio del Dio. Dov'è il trucco, amici? Dov'è l'inganno? Primo, uscire dalla volontà di Dio. Secondo, costringere Dio a fare quello che voglio io. E terzo, metterlo alla prova. Non tenterai il Signore Dio tuo. Con qualcuno oggi stavamo discutendo, che mi diceva: ma sta traduzione nuova del Padre Nostro, che è un po' discutibile, no? La traduzione antica è: Signore, non ci mettere alla prova, perché ogni tanto il Signore a noi alla prova ci mette. E ci mette come? Adamo ed Eva sono stati provati, eh? Poteva anche impedirgli il Signore al diavolo di andare a tentare, o no? Non gliel'ha impedito, perché? Perché la virtù deve essere provata, la libertà deve essere esercitata, tu liberamente devi metterti a dire di no al male e di sì al bene, e se non affronti la prova, allora non è Dio che deve essere provato da noi, vediamo se fai questo così io credo che tu esisti, ma è Lui che prova noi. E per superare le prove, per fare la sua volontà, che ci serve? Ci serve l'umiltà e la preghiera. Non è che Dio fa quello che dico io, sono io che devo imparare a fare piano piano quello che dice Lui, e questo si impara pregando. Così abbiamo già visto 2 armi, no? Il digiuno e la preghiera. E poi c'è l'ultima. Vi siete mai chiesti perché esistono? Voi lo sapete, ma non voglio essere troppo chiaro, sono sempre piccoli. Che esistono i satanisti? Lo sapete? Vi siete mai informati sulle cose orribili che fanno questa gente? Guardate che fanno delle cose orribili. E perché secondo me fanno delle cose orribili? Perché guardate che quello che qui il diavolo lo dice, lo fa. Se tu mi adori, che vuoi? Le 3 S, dice il cardinal Petrocchi. Sesso, soldi e successo? Tutti quelli che vuoi. Ti piace? E in parte lui l'adempie questa promessa. Insieme a turbamenti, disgrazie e cose di questo genere, che chi sta col diavolo c'ha questo, ma questo te le dà. Non vi state guardando un pochino intorno un po' di gente abbastanza nota? Voi sapete che alcune persone del mondo dello spettacolo hanno dichiarato di essere sataniste, l'hanno detto loro, abbastanza famosi, adesso non lo voglio dire. Guardate il successo che hanno, la vita che hanno. In cambio sapete che gli succede a quelli là? Che il nostro Signore, il diavolo gli dà questi bassi piaceri e queste basse soddisfazioni che il giorno della morte finiranno. E dopo che succede? Sul dopo che succede entra anche il problema della morte. Che succede dopo la morte? Perché se il diavolo esiste e ci tenta al male, lo fa per portarci all'inferno. L'inferno non è una favola, sono inventati i preti nel Medioevo perché dovevano tenere soggiogate le persone, mettergli paura, con lo spauracchio del diavolo, così forse vanno i bravi. No. E allora anche qui resistere ai soldi, alla tentazione del successo, ce ne vuole. Adora il Signore Dio tuo, a Lui solo rendi culto.
gli atti di adorazione. E contro il vizio capitale dell'avarizia, perché dietro queste cose qui, spesso e volentieri, se tu c'hai soldi c'hai tutto, perché se c'hai soldi c'hai piaceri, c'è il successo, c'è la gente che ti vuole bene e hai anche serie possibilità di acquisire posti di potere. La terza arma quaresimale, che è l'elemosina. Più si usano queste cose, il Vangelo del mercoledì delle cene ti fa, chi è stato a messa mercoledì ha sentito il Vangelo di queste tre cose, no? Preghiera, digiuno e elemosina. Oggi capiamo perché, perché col digiuno si combatte la prima tentazione, con la preghiera la seconda e con l'elemosina la terza. Quindi buon combattimento a tutti, prendiamolo molto sul serio questo tempo, perché questo è un tempo di grande grazia, però spetta alla nostra responsabilità santificarlo e viverlo al meglio. Siano lodati Gesù e Maria.